Oggi ragazzi abbiamo Ivan Vitolo, sta lavorando alla nuova serie di Nick Rider, ha fatto un albo eccezionale di Odessa, un grandissimo disegnatore che gli ho forzato un po' una mano, ma è uno di quelli a cui si vuole bene a pelle. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Tre Chiacchiere Con, sono molto molto contento di avere qui Ivan Vitolo, grazie mille di aver accettato. Grazie a te. Allora, io parto subito con una cosa che ho recuperato incredibilmente, sembra fatto apposta, l'altra settimana. E poi andando a leggere la tua bibliografia, quello che tu hai fatto, mi sono accorto che nel numero uno c'eri anche tu. Sì, bellissima. Cioè, quando ho visto... Detto, no, questo non ieri, ce l'ho io. L'altro ieri l'ho recuperato, tutta la serie da quattro. Che tra l'altro c'ha una storia stranissima questa. Cioè, perché la Star Comics non ha pubblicato gli ultimi due? Cioè, non ho la più pallida idea. È una follia. Cioè, era una serie non da sei. Sì. A parte che era... ho visto tutti gli altri personaggi, ho visto gli altri disegnatori. Una serie, secondo me, poteva andare benissimo avanti da sola, insomma. C'era Mosca, mi pare. Allora, guarda, te li leggo. Matteo Mosca. Ti leggo io quelli del primo. Ovviamente a De Capone, ricordiamo, soggetto, sceneggiatura, ideazione, eccetera, eccetera. Elia Bonetti, Matteo Mosca, Sergio Gerasi. Gerasi, sì, Stefano Santoro e te. E io. Copertina e frontespizio interno, Matteo Mosca. Lettering, colori e colori di copertina, Ivan Cappiello. Io non ho avuto ancora modo di leggerlo. E tra l'altro sono andato a vedere, la tua parte dovrebbe essere questa. Sì. Ok, ci ho azzeccato. E questo come si colloca? Com'era? È una chicca, perché io questa qua non ce l'ho. Comunque si non trova, guarda, si trova facilmente. Se tu vai su eBay si trova facilmente. La trovi, cioè, ci sono, si trovano facilmente, insomma, quindi è facile da recuperare. Ma io guardando su Comic Box, questo come si colloca? Erano gli inizi, era più in là, eri già più avanti, cioè non era all'inizio, perché tu hai cominciato... Sì, questo è dopo, mi pare, dopo Lazarus Lett. Ok, perché qui addirittura mi dà Lazarus Lett, Jonathan Steel, Nemrod e poi Trigger. Sì. E poi Trigger. Sì, allora è giusto così. Io non me lo ricordo. Tra l'altro tu fai parte di quel gruppo enorme, cioè Lazarus Lett ha tirato fuori... Quanti disegnatori bravi ha tirato fuori? Ma una marea. Non sto qui a citarteli tutti, insomma, vabbè, Gerasi, conosciamo tutti, esattamente, Landoc adesso, ma ne ha tirati fuori, anzi, secondo me servirebbe anche adesso una scuola del genere, insomma, a De Capone ha fatto scuola, insomma. E c'aveva anche occhio. Soprattutto, cioè, aveva veramente tanto... Perché riusciva a trovare anche tanti disegnatori che magari erano alle prime armi con Lazarus Led. Per me era praticamente la prima cosa che ho fatto. Certo, i tempi all'epoca, cioè, non lo so, quelli prima di me, c'erano Fortunato, Bocci, facevano delle tavole stupende. Io non ho mai capito perché. Avevamo tipo 3 mesi per finire il numero. Io dicevo, ma come fanno a fare cose stupende così? Avendo 3 mesi. Non l'ho mai capito. Sarà una bella scuola. Vabbè. Sarà una bella scuola. È quello che poi c'è. Mi ha messo tra i professionisti. È lì che hai imparato anche la velocità nel... Perché un conto è magari fare un albo il primo d'esordio, ma poi entrare in una serie diventa dover fare dei disegni e delle scadenze. Sì, era sì. Quello è stato il primo approccio professionale, poi, cioè, insomma, con delle scadenze che erano praticamente... Tu finivi il numero e il giorno dopo andava in stampa. Ecco, appunto. È stato... Sì, è stato...
un lavoro veramente che forse un giovane alle prime armi è complicato, è difficile, perché te l'ho detto, cioè, adesso ci dava una storia, 2 mesi, 3 mesi per lavorarci, e poi andava in stampa immediatamente, appena gli mandavi l'ultimo file, il file arrivava già in stampa praticamente. E certo. Notti insonne, recuperare lavori. Cioè, no, era, però era anche divertente sotto un certo punto di vista. Tutti ne parlano perché come un periodo molto divertente, quello sì, di Lazio sì, Sled. Sì, perché era, a parte che il vero primo lavoro mio è un altro, cioè io prima avevo fatto un numero di Edoardo Affumetti. Il numero 18. 18. Ho studiato. Ma era la stessa serie dove c'erano anche i fratelli Cestaro? No, loro sono usciti prima. Ah, ok. Ok. Sì, era una, avevano riproposto una nuova serie. Ok. C'ero, ma mi pare che non ci avessi manco, no, sì, 18-19 anni. Ah, ok, quindi proprio giovane. Era appena uscito dalla scuola italiana di comics. Spettacolo. E subito con Edoardo? Subito con Edoardo, il panico. Certo, immagino. Il panico totale. Sì. Anche perché fino allora io facevo tavoline così, come compiti, come compitini, insomma, non ne avevo mai finita una, perché io ancora adesso inizio e non finisco quando disegno da me. Ah, ok. Disegno per me. Perché io l'ho viste finite, quindi ok. lì mi no, l'età, i disegni fatti, certo. Per me, insomma, certo, disegni, certo. Cioè, pubblico su Facebook gli incompleti. Certo. Ogni tanto mi, non li finisco mai, tranne l'ultimo, vabbè, l'ho finito. E il 18, che cos'era di Edoardo? Mi sono trovato per il contratto. Ah, ok. Si chiamava, okay. Okay. Non è molto conosciuto. Io adoro Edoardo. E lì mi sono, questo qua è, non lo conoscevo neanche io, questo, quello che ho disegnato io. È pure una bella opera teatrale, bella. E lì mi sono per la prima volta con uno sceneggiatore, ho avuto a che fare per la prima volta con lo sceneggiatore, era una sceneggiatrice, ricordo, e lì c'erano un po' le prime difficoltà, ho sempre disegnato quello che mi andava, quindi okay. Già incontrare poi cambi di inquadrature che non avevo mai fatto, perché non evitavo, certo. Facevo quello che mi era più comodo, è stata la prima esperienza. Bella, divertente anche quella. E quindi prima cosa all'epoca complicata? Amavo... Sì. Okay. All'epoca amavo Dall'Agnol, e infatti ho cercato di copiarlo spudoratamente. Beh, c'è sempre uno a cui ispirarsi. Sì, no, avevo 18 anni, che è una cosa... Forse non dovrei neanche dirlo che ho fatto una cosa... Mi dispiace anche per Edoardo, perché... Perché no, insomma, comunque secondo me se una cosa è fatta con il cuore, nel senso che uno ci mette, cioè a 18 anni, ci mette tutta la passione, tutto quello che c'è in quel momento e tutto quello che è, secondo me è comunque apprezzabile, comunque è un lavoro fatto bene, con professionalità, col cuore, poi i risultati magari a 18 anni non erano quelli che riesci a ottenere, non erano quelli che riesci a ottenere oggi, insomma. Però che emozione è stato il primo volume pubblicato? No, non c'è stata... Non c'è stata emozione, sinceramente. Ho avuto più emozione, ti dico, vedere il mio nome stampato sulla cartellina della scuola italiana di comics, che vedere il mio nome sul primo numero di Lazzaro Sled, per esempio, o sul primo numero di Edoardo. Non lo so perché. A parte con Lazzaro Sled già pensavo al prossimo che avrei dovuto fare. E certo. Quindi ero già concentrato, il tempo era... quello che era, insomma, non ho mai avuto tempo di gustarmi il fatto di guardare il mio nome sul fumetto, cioè non... e oggi addirittura evito pure di acquistarli, non li compro. Addirittura? No, non li compro. E perché? Non lo so, li comprava mio padre, era il mio primo fan, li prendeva lui, io li sbirciavo ogni tanto.
Non lo so perché, non lo so. Ho avuto sempre questa cosa, non riesco a rivedermi. Dice io, li faccio, li metto lì e poi lascio il giudizio a... Qui ho qualcosa, non sono miei, sono della mia compagna. Cioè, Sì, ho infatti c'è qualcosa. Jonathan Steele, Nemrod, Trigger, Walter Buglio, Saguaro. E invece... Saguaro, sì, primo lavoro con Abbanel. E come sei arrivato in Bonelli? Com'è stato il contatto, cioè, da strutture? Bilotta. Ah, ok. Bilotta. Avevamo appena finito Walter Buio e mi fa: ma a te ti fa schifo lavorare, ti fa proprio schifo lavorare in Bonelli? Ma assolutamente, anche perché non mi sentivo pronto, quindi non mi sono mai proposto in Bonelli. Bilotta mi fece questa domanda e no, schifo proprio no, anzi, perché domani chiama in redazione. Ah, forse probabilmente perché tu non ti eri mai proposto. Perché Non mi sennò sono mai proposto. è strana come domanda. Perché... Sì, ma infatti non, neanche io avevo capito perché mi avessi chiesto. Se mi facessi schifo, no, Esattamente. detto, per carità, Certo. la Bonelli. Domani chiama in redazione. Chiama in redazione. Probabilmente perché tutti i tuoi colleghi si continuavano, si sono proposti, si lanciavano, si è... Non lo so, No, però beh, sì, io loro so con che si alcuni ho parlato, proponevano. appunto, con alcuni ci ho parlato, e insomma, tutti quanti dicevano, io portavo le prove in Bonelli, portavo le prove... Quindi probabilmente incuriosiva sta cosa, dice, perché questo non porta le prove in Bonelli? Perché non mi sentivo pronto, assolutamente non mi sentivo pronto. Ancora adesso non mi sento pronto per la Beh, Bonelli. qui avrei da ridire. Qui, aspetta, aspetta, qui io avrei da Cosa ridire, mi però. caccio? Ah, eccolo. Io qui avrei Adesso. da ridire. Cioè, io quando ho visto i disegni di questo ho detto, cioè, ci sono delle tavole spettacolari, quindi c'è, cioè, assolutamente. E tra l'altro io adesso, allora io sono arrivato, questa credo che sia la 84esima, 85esima puntata che faccio. Comincio con un po' l'età, un po' che so tante, comincio a confondere le varie chiacchierate, però ovviamente c'è qualcuno, tuo collega probabilmente di Lazarus Ledde, e che mi diceva, o tua collega, nel senso che c'erano pure qualcun'altra che ha lavorato ad Odessa, e che mi disse, ah no, quel fenomeno di Van Vitolo, no, e ha speso delle parole eccezionali. Io non mi ricordo in quale puntata e chi ha parlato benissimo di te, ha ragione, perché ci sono delle tavole eccezionali. Ma scusa, tu dicevi 3 mesi per un numero di Lazarus. Mariano De Biasi, non lo so. Potrebbe essere De Biase, bra, Sì, sì. perché no, ho visto l'intervista. Sì. Ah, erano cose che aveva già detto anche a me. Io sono stato felicissimo quando mi era detto che le avrebbe colorate lui le mie tavole. Infatti, il mio primo lavoro colorato è stato suo, cioè io sono stato felicissimo, poi lui era felicissimo, anche lui, siamo stati tutti e due felici. Esattamente, quindi si è sposata Sì. perfettamente. Ma scusa, tu dicevi 3 mesi per un Lazarus LED, giusto? E Anche invece meno che la anche prima meno. volta. E invece questo quanto ha richiesto? Questo forse pure 2 anni ci sono messo, 2 anni, sì. Ok. E quindi Forse un po' di più. come cambia l'approccio con 3 mesi, 2 mesi o 2 anni? Allora, inizialmente Saguaro pure ci ho messo più o meno lo stesso tempo che ho impiegato per fare Odessa. Ok. È stata due mondi completamente diversi. Ma certo. Con Lazarus ricevevo almeno una telefonata al giorno di Atecapone per sapere a che punto eravamo, ricordandoci le scadenze. Con Saguaro, con Odessa, no, non c'erano questi problemi, anche perché non avevamo questa l'imminente, cioè non doveva essere stampato il giorno dopo come facevamo Eh con certo. Lazarus. E poi anche un po' di FIFA, ti devo dire la verità, un po' di FIFA. Che quello non fa mai male. Mi faceva stare, magari di ogni tavola che hai visto su Odessa ce ne sono almeno altre due o tre scartate da me stesso, insomma. E quindi questo poi ha portato a Certo. allungare i tempi. Adesso invece
sto imparando ad accettare la prima cosa buona che viene, accetto, inchiostro e spedisco. Infatti adesso con Nick Ryder è cambiato il registro praticamente. Giusto, perché tu sei nella nuova serie pure di Nick Ryder. Sì, giusto, sì. Giusto, bravo, perché io ovviamente stavo guardando i lavori prima, però poi io ho parlato anche con Ivan Zoni, giusto? Sì, Zoni, esattamente, sì. E abbiamo fatto l'elenco di quelli che ci saranno nel remake di Nick Ryder, però ovviamente non c'è anche Poderà. Sì, esattamente, quindi non me li sono ricordati tutti. E, figo, no, Nick Ryder, io adoro. Tu leggevi Nick Ryder? No. Bonelli leggevo solo Dylan Dog. Ok. Dylan Dog, poi ho iniziato un po' più tardi, ho iniziato Nathan Nevel. Che tra l'altro perché hai disegnato? Ho disegnato, no, Agenzia Alfa. Agenzia Alfa, beh, comunque sì, il mondo sì. Di Nathan Nevel, certo. Agenzia Alfa sì, era sì. Pure... è pure bella, bella corposa. Ho disegnato, ma erano poche pagine, una quarantina okay. Di pagine. Ok. E, ma... niente di che. E, beh, quindi stai passando... Lì è stupendo perché approcciarsi a un personaggio storico della Bonelli fa venire un po' di strizza. Certo. E mi dissero che dovevo disegnare Agenzia Alfa, stavo un po' più tranquillo, ho detto vabbè, non c'è Stana Dan Never, non lo rovinerò. Invece no, mi è capitato di doverlo disegnare. Beh, è stato bellissimo perché è una di quelle cose che leggevo da ragazzo, quindi averlo lì, crearlo, perché leggevi fumetti, sembravano che non fossero mai stati disegnati questi personaggi, che avessero una vita propria, che dietro non ci fosse un lavoro di un disegnatore, di uno sceneggiatore, no? Quando sei ragazzo li vedevo così. Poi invece mi sono trovato dall'altro lato. Molti lo pensano vedere. Ancora oggi, comunque, che i fumetti vengano fatti così, per caso. Sì, che nascano da soli. Esattamente. E ritrovarmi a doverlo disegnare è stata bella, una bella, bella esperienza, una bella sensazione. Neanche quella... tornato in Evri. Come? Neanche quello hai comprato? Ce l'ho, ma non è mio. Sempre quello. Ah, ok. Però c'è, no. Però c'è. C'è. Quindi compro i fan sono tutti quelli intorno? Sì. Se non fossero loro io non avrei niente di me. Vabbè, è comunque un approccio... È un approccio che comunque ognuno ha, insomma, come il regista che sì. Non riguarda mai i suoi film, e ci sta. Però sono di altri colleghi pure che non comprano le proprie opere, i propri lavori. Ne ho sentito parlare. Che poi in fondo ci sta pure, nel senso che se l'ho fatta io è inutile che la ricompro, la so, ci ho passato 2 anni sopra, e quindi in fondo sì, non è che c'è tutta sta necessità di comprarli, insomma, nel senso, o uno li compra perché dice sai è mio, ce l'ho lì, sono un collezionista, quindi lo compro l'albo e lo metto lì, perché se no effettivamente uno dice ma che ci devo fare, insomma, cioè, non so se pure più che altro non... Perché comunque c'è un'evoluzione, cioè mentre il segno mio su Agenzia Alfa è totalmente diverso da quello di Odessa, insomma, cioè, credo di essere cresciuto un po' di più con Odessa rispetto certo. A Agenzia Alfa. Quindi rivedere quegli errori, magari il testone, che non mi sono reso conto di aver fatto il testone grosso a qualche personaggio, un'anatomia sbagliata. Non mi va di vederla. Però è così, tutti quanti sono così, cioè quelli che poi sono perfezionisti, quelli che vogliono sempre fare meglio sono tutti così, cioè tutti quelli che dicono non riesco a vedere quelli vecchi, che poi sono tutti bellissimi secondo me, però tu che l'hai disegnato magari ti accorgi del particolare sì. Che ma noi non ce ne accorgiamo, insomma. Però me ne accorgo io. Lievito. E quello è il problema. E invece con Nick Ryder com'è questo approccio con questo personaggio? Perché pure lui è un personaggio storico di Bonelli. Adesso si è fermato e poi è ritornato, però è un personaggio... Sì, è diverso, perché comunque non sta, secondo la mia ottica, non sto riprendendo... il classico, che io sto comunque disegnando quello moderno, certo, insomma, certo. Il Nick Ryder cinquantenne,
non ho avuto la stessa strizza che ho avuto con Nathan Never, insomma. È un vantaggio perché non c'è paragoni, non è mai stato disegnato grande, quindi vai più tranquillo, è certo. Sì, vado più tranquillo. Poi, perché praticamente sì, dopo Lazarus Led, torno a disegnare New York, torno a disegnare auto, perché dopo Lazarus Led mi sa che non ho più disegnato grattacieli, perché io forse in Alfa no, neanche mai era più fantascienza, però quindi sì. E quindi anche il giubbottone che adesso avete visto con nelle anteprime di Nick Ryder, quello di pelle, mi ha ricordato moltissimo quello che disegnavo per Lazarus. Certo. Quindi è un po' tornare indietro. Mi sta divertendo perché ritrovo alcune cose che ho fatto con Lazarus. Però con un'esperienza... Due personaggi che non c'entrano niente. No, certo, però con un'esperienza diversa. Sì. Quindi con una mano diversa. Sì, assolutamente. E infatti, cioè, erano quelle cose che avrei voluto fare con Lazarus, perché meritava quel tempo da dedicare di più a una vignetta, una tavola, la sto dedicando a Nick. Assolutamente. Mi fa tornare indietro, è bello, bello, mi piace. Bellissimo. Ma qual è l'ambientazione che ti piace di più disegnare? Cioè, l'ambientazione di Saguaro, quella di Lazarus, quella della fantascienza? No, a me piace l'horror. Io sono da bambino, infatti ero subito... ho amato Dylan Dog. Poi la fantascienza, l'altra mia passione. Però da disegnare mi manca il fantasy. E quindi qui stiamo lanciando un appello a Vietti Enoch per Dragonero. Non si sa mai. Sì. Non ho preferenze, sinceramente, perché mi piace affrontare qualsiasi cosa mi venga dato, insomma. Mi piace la fantascienza, non ho mai disegnato la fantascienza, però mi è capitato con Agenzia Alfa, mi sono divertito, non avevo mai disegnato un western, mi è capitato con Saguaro, io i cavalli li ho sempre evitati. Infatti quello che dicevo. Li ho sempre evitati. Mi è capitato di dover disegnare i cavalli. Mi ricordo quando, perché io prima di Saguaro feci il fallimento totale, feci delle prove per Lucas. Ah, ok. Perché quando poi Bilotta mi chiamò e mi disse ti fa schifo la Boneria, io poi chiamai e mi dietro allora queste tavole di prova erano per Lucas. Quindi stroncato, è una scena incredibile da Medda. Da lì avevo capito, avevo ragione. Non ero dovevo entrare in modelli, cioè avevo perché ragione. Perché Bilotta mi hai fatto fare questa cosa? Perché Bilotta mi hai fatto fare... No, vabbè. Dopo che è andata male questa, mi sono messo a disegnare. Non so perché in quel periodo mi era venuto di... C'avevo un blog all'epoca su Blogspot. Mi era venuto in mente così di disegnare cavalli di farlo, perché non li avevo mai disegnati, era una di quelle cose che io evitavo di fare sempre. Allora mi sono così detto, voglio disegnare cavalli. E un giorno mi chiamano dalla Bonelli, dico, come te la cavi? Malissimo. Vedendo mi risulta malissimo. No, perché c'è questa storia, c'è questo nuovo fumetto, Saguaro. Devi disegnare i cavalli, nella tua storia ci saranno i cavalli. Grandioso. Sono pronto. E mi sono confrontato con i cavalli. E lì era un'altra cosa, il western non l'avevo fatto. L'ho fatto lì, non so, guarda, mi sono divertito. Mi manca l'horror. E infatti io lì ci sarei arrivato, perché è già un quarto d'ora che sto aspettando questo input e dico, secondo me la destinazione tua adesso... secondo me è Dylan Dog, cioè hai cominciato leggendo Dylan Dog, la tua passione è l'horror,
si chiude il cerchio, secondo me si chiude il cerchio. Prima o poi, secondo me, un Dylan Dog ci scappa. Magari un Color Fest, magari un Old Boy. Adesso c'ha talmente tante testate Dylan Dog che, cioè, anzi, forse... Però mi rendo pure conto che, nonostante mi farebbe un enorme piacere, mi rendo pure conto che magari con lo stile siamo un po' più lontani con Dylan Dog, insomma. Beh, però hai disegnato di tutto, quindi cioè, insomma, hai cambiato più volte stile, lo puoi quindi lo puoi anche riaggiustare, insomma. Poi secondo me ci può anche essere il numero particolare, e non so se hai visto l'intervista che è uscita oggi a Dall'Oglio, che lui ha disegnato. Sì, l'ho vista poco un po' prima di iniziare. L'hanno massacrato questo numero di Natanael, l'hanno massacrato, che secondo me è bellissimo. Ma non ci credo. Cioè, tu vai a leggere i commenti sotto i blog, sotto i cose, l'hanno massacrato una parte. Ma io evito queste cose, le evito e come la presa. E l'hanno massacrato, io l'ho trovato, io gli ho fatto i complimenti, e poi se l'hai visto, l'hai sentito. Bravissimo. Cioè, ho detto, è bellissimo. Poi è un numero che non c'entra niente con Nathan Never, è un numero speciale. Quindi, per dire che se tu vuoi disegnare un Dylan Dog stile tuo, è un numero, non è che devono essere tutti uguali o tutti... Quindi perché non... Assolutamente, non... Poi no, me... guarda, se vai dietro alle polemiche non esci più, secondo me. Sì, appunto. A parte ti viene solo la rabbia. Io mi ricordo quando uscì Walter, quando doveva uscire Walter Buio, cioè già il fatto che si chiamasse Walter con la V, no, con la W, cioè era nata una polemica già col nome, solo col nome. C'è niente da fare. No, sono polemiche inutili, cioè non leggilo, non lo so, aspetta che esca, sì, dai un parere su una cosa che hai in mano. Io ho fatto un video quando uscì il primo numero di Odessa in assoluto, il primo della prima serie. Ah, Odessa pure un'altra che è stata... Io feci un video apposta perché io ho detto, io vorrei sapere da tutti quelli che hanno il canale YouTube, quelli che hanno i blog, le pagine Facebook, come fate a massacrare una serie Bonelli, una serie nuova, con il primo numero. Cioè, tra l'altro, il primo numero di Odessa è tutto di introduzione, perché ti spiega ovviamente che la strada è caduta, che... quindi non c'è nemmeno la storia, è solo ti deve far capire tutto il mondo di Odessa. E come fai a distruggerlo? Con qualsiasi primo numero. Cioè, capito? Come fai a distruggere una serie dal primo numero? Io, veramente, la gente ogni tanto ma veleno queste cose, cioè, nel senso, io posso dire guarda io ho preso il tuo numero di Odessa, a me non mi piace come è disegnato, e tu dici non ti piace, mi dispiace, però è gusto personale. Ma non posso dire fa schifo, ma chi l'ha messo a disegnare Odessa, ma queste sono le cose sbagliate, capito? Cioè, nel senso, ma vieci tu a disegnare un numero di Odessa così, capito? Ma invece mi capitò con Jonathan Steele. Mi capito di leggere un commento che non era piaciuto il mio lavoro e finiva con "a mai più Vitolo". Me ne vado, scappo io. Dovresti andarla a recuperare oggi, dopo Nathan Never, dopo Walter Buio, dopo tanti albi, dopo questo albo di Odessa che è eccezionale. E qui invece quanto ti sei divertito con le gabbie, con... Questo, vabbè, cioè, guarda che tavolo, siamo stati liberissimi. Magari qualcuno non compra Odessa, glielo facciamo vedere. No, mi sono divertito veramente, ma tantissimo, cioè tantissimo, tantissimo, tantissimo. A parte l'ambientazione, ma a parte tutto, poi doveva essere colorato, il mio primo lavoro colorato, non vedevo l'ora. Infatti, ma lì Mariano chiedevo ogni volta, infatti poverello, io gli ho rotto un po' le scatole, mi fai vedere qualcosa, fammi vedere qualche pagina. E lui sempre con gentilezza si dice vedrai, voleva lasciarmi questa sorpresa, che è certo. Una sorpresa bellissima, perché ha fatto un lavoro stupendo, meraviglioso, senza togliere nulla agli altri coloristi, però... No, tutti bravissimi, tutti bravissimi. No, è stato bravissimo. Assolutamente. Ma tu l'hai... il disegno è stato influenzato dal fatto che sapevi che sarebbe stato colorato?
o tu Allora, disegnavi durante questo? la, noi abbiamo fatto la famosissima riunione di cui hanno parlato già i miei colleghi. Lui, Antonio Serra, ci disse all'inizio di non pensarlo a colori, cioè di disegnare come se dovesse essere stampato in bianco e nero. Ovviamente quando sa che verrà colorato non segui più quelle direttive, quindi sai, vabbè, va colorato. Io inizialmente sì, ho tentato di seguire un po' quello che aveva detto, no? di pensarlo come se fosse in bianco e nero. Sì, in alcuni punti ho pensato sì, vabbè, qui ci va il colore, lì invece in altre la tavola classica, il bianco e nero, l'equilibrio del bianco e del nero. Sì, anche perché è inutile. Ho pensato fare tutti neri, tutti che poi tanto vanno colorati, anzi metti in difficoltà il colorista, quindi sì, secondo me sì. Per forza bisogna sì. Pensare al colore quando uno disegna un albo che sarà a colori. Sì, anche perché poi devi dare modo anche al colorista di esprimersi, di metterci del suo, cioè, non che sta lì a mettere solo il colore di qua, il colore della a coprire. È un lavoro onestissimo anche loro, insomma, devi dare lo spazio anche a loro. Spero di non aver dato spazio a no, assolutamente no. Questa me l'ero persa, questa pure va fatta vedere. No, ci sono delle tavole eccezionali, ragazzi. Ci sono delle grazie, tavole clamorose, veramente. E poi lì è un misto di tecniche pure lì. Lì inizialmente era su carta, qui adesso lavoro in digitale. Ah, ecco, questo te lo stavo per chiedere. Questo è stato disegnato su carta o in digitale, Odessa? Questo è praticamente dalla prima all'ultima un misto. Ah, ok. Perché inizialmente era carta, pennino, perché io poi amo il pennino, ho sempre lavorato col pennino e il pennello. Ok. Quindi inizialmente era matita, pennino, pennello, carta, classico. Mi sa per lei, non mi ricordo fino a quale tavola. Ah sì, fino al molo. Okay. Il molo mi sa che sì, il molo è completamente digitale. Okay. Io ho iniziato, allora, le prime 8 tavole era pennino, okay. Pennino e pennello. Okay. Poi dopodiché avevo alcune matite scansionate, roba varia, e le ho inchiostrate invece in digitale, con una vecchia con una tavoletta grafica, quelle amatoriali, ho pianto tantissimo all'inizio perché era un nuovo strumento. E certo. Dopodiché poi sono passato completamente al matita e chin digitali, sempre con le quindi tavolette. Questa è digitale? Questa sì. Ok, spettacolo. Quella sì. E poi dopodiché ho comprato lo schermo, la tavoletta grafica con lo schermo, un po' tutte le tecniche ho fatto lì su sto numero, insomma. Niente, io non ci riesco, ancora mi sorprendo quando vedo determinate tavole e chi l'ha disegnata mi dice che è tutta in digitale, io ancora mi sorprendo perché non l'avrei mai detto, insomma. E no, adesso ci sono dei dettagli, ci sono dei dettagli, delle cose spettacolari. Veramente questa tavola c'ha dei dettagli questa tavola. Adesso io ovviamente la webcam non gli rende giustizia, però se andate a vedere anche su internet c'ha dei dettagli questa scena qui davanti alla porta. Sì, ho voluto fare questo pavimento, ci ho voluto dedicare un po' di tempo lì. No, mi sono divertito veramente tanto, perché poi io amo molto lo stile, quello minimale, essenziale, mi piace molto, cioè, il disegnatore che riesce a disegnare con poche linee, io lo amo, lo adoro, vorrei farlo anch'io, però quando disegno mi viene da mettere i dettaglini. E non è un male, però. No, non è un male, però... Per noi che leggiamo non è un male. Per noi che leggiamo non è un male. C'è una tavola... Ah, no, sì, piace, io so che piace. Punto. Però non riesco a non metterceli i dettagli... piccole cose, cioè, metterci a nascondere anche nelle tavole... alcuni piccoli dettagli, mi piace troppo, tipo? Però penso
Ah, non lo adesso so, sono curioso. Cioè, quindi per esempio... mi sa là qualche murales, c'è cioè qualche murales lì, cioè, però non lo so perché io poi lavorando sui livelli, poi dopo certo. aggiungo cose su, e vado a coprire. Vado ok, a coprire quindi magari qualcosa c'era ma si è perso. Qualcosa, sì, non so, adesso non lo so, vabbè, non mi viene adesso. Però sì, cioè, mi piace proprio, addirittura quando lei è in ospedale, okay. Quando loro arrivano all'ospedale, c'è la pompetta dell'aria, un attimo, che ci sono tutti, non lo so perché io ho voluto fare tutti i numeretti, se ci arrivo un attimo. Ma questa? Esatto, lì, dietro c'è qua la pompetta, eccola qui, qua. Ok, sì? Là ho disegnato tutti i numeretti, non si vedranno mai, non si vede questa, però... Tanto la faranno cartonata grande Odessa, io sono sicuro, che faranno cartonata grezza e lì si vedrà... Sì. E lì si vedranno veramente, ma già qui comunque anche tutti i fili, tutte le cose, c'è un livello di dettaglio veramente strepitoso. E invece con le creature, con i mostri, i tentacoli, le cose così, come ti sei trovato? Ah, questo è da bambino che mi invento i mostri, quindi... Ah, ok. Io ho sempre disegnato mostri con la mia famiglia, che forse voleva mandarmi da qualche psicologo, perché ho sempre... Mi piacevano l'horror, io da bambino guardavo i film horror su VHS, da solo poi tra l'altro, cioè, pensavano che fosse avessi qualche problema. E quindi horror preferito? Ah, a me i Nightmares, tutti i Nightmares. Ok, quindi no. sei da Freddy Krueger? Okay. Freddy Krueger, tutta la vita. Anche se sei un po' perso sul finale, come tutte le serie... Sì, perso, vabbè, quel sì. 6 sei un po' perso, però il primo tanta roba, primo, secondo. Tanta roba, sì. Sinceramente non trovo più nulla che mi spaventi come mi ha spaventato, ma come mi spaventavano in passato gli horror, adesso non lo so. O perché sono cresciuto, perché so che dietro c'è tantissima finzione, c'è molta più consapevolezza della finzione, non c'ho più quel brivido. Io l'esorcista non ho dormito per anni, insomma, quindi... L'esorcista, ma... no, a me con It lo ha fatto la miniserie, quella di due. Lì tre notti non ho dormito. Anche, è vero. Per tre notti non ho dormito. Anche perché, scusa, quando è uscito It, tu eri piccolo. Sì, ero adolescente. Appena adolescente. Quindi era abbastanza. Un altro che anche Shining mi ha turbato abbastanza, insomma, che è molto... Sì. Che è molto psicologico, sì, che sì, entra dentro. Molto psicologico. Insomma, sì, sì. Forse il coso, quello con il ragazzino, forse è l'ultimo che mi ha spaventato. Poi ho smesso un po' di guardare l'orrore perché, non lo so, sono un po' di anni che non ce la faccio io. Per l'ultimo che mi era piaciuto era... Oddio, come si chiama quello? Infatti adesso mi sto dando più alla fantascienza. La preferisco. Sto guardando più verso la fantascienza. E invece i fumetti li leggi ancora? C'è tempo? Riesci a leggerli? Tempo o no? Ho comprato fino a qualche anno fa, compravo e mettevo in libreria. C'ho tantissima roba arretrata. Ma quello no. Ce l'abbiamo tutti. Tutti quelli che comprano i fumetti hanno leggere no, ovviamente non leggo tanto. Non leggo, leggo pochissimo. Ci vuole tempo, il problema di leggere i fumetti e leggere proprio ci vuole tempo, ma ci vuole anche tranquillità oltre che tempo, bisogna stare tranquilli, tranquillità anche, cioè leggere, sì, leggere. Sì, sì, io sì, per sì. Esempio non riesco, quelli che leggono in treno, che leggono in metropolitana, che leggono, io devo stare in silenzio, no, non ce la faccio, io nemmeno, non ce la faccio, esatto. Cioè, già il piccolo rumore, cioè io vedo quelli là addirittura con le cuffie, ascoltano musica e leggono, vabbè, sono alieni, sì, non sì. Sono di questo mondo. Io pure non ci riesco, io devo essere silenzio completo. No, è vero, esattamente. E, l'ultima, io ho una curiosità del che cosa sta, che tu, c'è qualcosa che tu stai facendo, a parte Nick Rider, magari o altre cose, che si possono dire, qualcosa che arriverà, qualcosa
che ci vuoi dire? No, mi dedico a Nick Ryder. Qualche mio progettino, ma roba di da niente, insomma. Roba che c'ho in mente di fare piccoli capitoli, magari pubblicarlo online, su Facebook, su un'altra piattaforma, su cose prime. Molto simili manga, come le ultime illustrazioni che ho fatto. Cose così, insomma, non niente di serio. Ok, ma leggi pure i manga tu? Cioè, ti piacciono anche i manga? Io ho iniziato come grandissimo lettore di manga. Ah, ok. Era adolescente, leggevo manga. Quindi i mitici anni 90? Italiano... Eh? I mitici anni 90? Anni 90, esattamente. Per me il fumetto italiano era... neanche la guardavo. E poi capitò, mio padre portò a casa... mio padre faceva il giardiniere, lavorava a casa di sto tizio che si doveva disfare di questi Tex. E porta a casa questi bustoni di Tex. E dice, vabbè, vediamo un po' di che si tratta, insomma. E c'era all'epoca, c'era il giornale di Sergio Bonelli, verso la fine. È vero. Era una cosa meravigliosa. E lì, guardai, sto personaggio di Dylan Dog... questa l'horror, questi mostri, questo è mio. E cioè andavo alle medie, infatti comprai, andai in edicola prima di andare a scuola e comprai il primo numero, era Il volo dello struzzo. Freghieri, mi sa che era disegnato da Freghieri. È bellissimo che di Dylan Dog ognuno si ricorda il suo primo Dylan Dog. Esatto. Che Dylan Dog ci ha sconvolto a tutti. No, ma era una cosa... cioè, io lo portai a scuola che... cioè, ogni tanto quando l'insegnante non guardava io riaprivo lo zaino, me lo sfogliavo. E poi corsi a casa a leggerlo. E da lì in poi andavo stamore. Eh sì. E tutti i mesi cercavo di recuperare. Non sono mai stato un collezionista, ancora tuttora non lo sono. Ho tentato di collezionare Dylan Dog... cercando di recuperare gli arretrati, cercando di tutto, gli albetti di Crucio, tutte le cose che mi mancavano. Poi dopo ho smesso, adesso non colleziono più nulla. Ah, ok. Ero innamorato tantissimo dei Dylan Dog giganti, era una cosa spettacolare, bellissima, perché lì ti ricordi proprio la tavola. Sì. Se guardavi quella tavola, bella, era grandioso. Assolutamente. Infatti adesso io spero che Odessa lo facciano cartonato poi prima o poi, perché merita assolutamente il tuo, ma tutti i numeri di Odessa meritano. No, sono bellissimo, sono veramente, hanno fatto graficamente, cavolo, diciamo, ci hanno chiesto di fare cose, spero di avere, che li abbiamo contattati, perché ci hanno detto siate liberi, fate gabbia, non esiste, create, sbizzarritevi con le verticali, con prospettive, fate quello che vi pare. E io penso che lì si sono sfogati un po' tutti i disegnatori lì, che ho visto veramente cose... È vero, è vero. E secondo me questa libertà ha fatto sì anche che tutti dessero il meglio. Cioè, come a dire, mi lasciano libero e allora voglio essere libero, quindi inventare, però voglio anche dare il meglio perché per ricambiare anche questa fiducia. Sì. Erano giusto qualche paletto che ci hanno messo là, il personaggio ovviamente deve essere questo, il contorno deve essere questo, però per il resto andate liberi. E tutti si sono divertiti. Penso che con chiunque hai parlato, che ha disegnato adesso, sì, abbia detto che si è divertito. Sì, assolutamente, assolutamente. Oppure chi ha creato le creature, i mostri, le cose, insomma, sogno da ragazzino, insomma, quindi bellissimo, assolutamente. E io pensavo che sarebbe uscito un po' più di napoletano da questa chiacchierata, e invece, perché io sono un appassionato. Ah, grandioso, perché io prima ho fatto le prove. Perché io sono... Io guardo Edoardo da sempre e c'ho tutti i dischi di Pino Daniele e quindi... Vabbè, se vuoi mai iniziare a parlare. E ci ho sempre avuto... Poi se inizio non mi fermo più.
ho sempre avuto questa passione per Napoli e per la cultura napoletana, insomma, quindi mi fa piacere enormemente, insomma, e quindi ho detto, infatti prima quando hai detto, cioè ogni tanto mi veniva di farti una battuta, poi non volevo che ne so, tipo quando ti hai detto no, perché io dice, te lo dico, non l'assista la capa quando questi fanno sì, perché dai, uno che dice fai critiche senza senso, dai, cioè, non ci sta cagata, diciamocelo. Assolutamente, yes. No, una volta devo venire al Comic Con a Napoli, perché è una gran bella fiera, tutti mi hanno detto che è una gran bella fiera, è a un'ora di macchina. Io ci sono stato due volte, diciamo. E ti piace la fiera? Ti piace andare in fiera? No. Ok. No, ci sono stato due volte. Una volta... No, neanche a curiosare? Sì, per curiosità. Okay, ci sono andato a curiosare due volte. Uno quando era... facevano ancora a Castel Sant'Elmo, e un altro quando poi si sono spostati alla nostra oltremare. E ci sono stato... Una volta sono stato al Romix. Sì, Romix è un po' caduta. Invece... No, Romix, perché c'era qualcuno, amici che ci volevano andare. Sì, dai, andiamoci. Insomma. Mentre Romix è un po' calata, il Comic Con invece è cresciuto enormemente. È cresciuto parecchio. Adesso purtroppo questo anno e mezzo che ha distrutto tutte le fiere, tutti gli eventi, tutto, e purtroppo è... Però è cresciuto tantissimo. Sì, assolutamente. Sì. Napoli è cresciuto veramente come fiera e... Devo venire assolutamente, quindi il primo Comic Con di Napoli che fanno, devo venire assolutamente, anche perché ripeto, io vado a Lucca, ma Napoli c'è un'ora, uno prende la macchina, capito, cioè più, molto più facile, e si mangia pure meglio, quindi c'è... quindi... non so, perché io a Lucca non neanche lì, non... No, però lì io invece ho più curiosità di andare a vedere, il Comic Con non l'ho visto un paio di volte, Lucca non ci sono mai stato, quindi... Lucca, io sono andato, ho cominciato... So che la gente ci torna con i capelli bianchi. Allora, la giornata a Lucca ti distrugge. Cioè tu arrivi a casa che sei morto, ok? Poi se fai tre giorni... No, sei morto. Però è uno spettacolo. Cioè, io dico sempre che nelle fiere io mi ritengo un nerd, nell'accezione positiva. Cioè uno che ama i fumetti, ama i film, ama il cinema, la musica, insomma tutte le cose nerd. E dico sempre che nelle fiere, e soprattutto a Lucca, uno si sente a casa. Perché sei con gente che gli puoi dire che leggi i fumetti, che fai... E quindi... Esattamente, quindi quello è il bello di Lucca, e poi è enorme. E poi in una città bellissima, perché Lucca è una città medievale, col fossato, con le mura. Sì, sì, quindi sì. Già solo la città è bellissima, quindi assolutamente. E insomma, io ti ringrazio enormemente, anche perché, insomma, come per quando ti sei cimentato nei cavalli, che sapevi che, non, che ti spaventavano fare i cavalli, ti sei cimentato anche in questa cosa, e io quindi ti sono col cuore veramente grato doppiamente. Grazie. Per aver accettato, no, grazie a te. Io ti faccio i complimenti perché le tue tavole sono strepitose, sia quelle di Odessa, ma anche quelle, e adesso non vorrei dire, rimane tra noi, però quando io ho sfogliato questo... Non lo aprire però. No, però Trigger, quando io ho sfogliato tutto quanto, sono tutti grandissimi disegnatori quelli che c'erano, sì, in quel numero, però poi quando arriva la tua parte, non lo so, c'è qualcosa, c'è un tocco di più, cioè non lo so. No, vabbè, ma no, gli altri erano più omologati. Guarda, facciamo così, gli altri erano più omologati. Cioè tu guardi i primi capitoli fatti dagli altri, è un po' tutto uguale, è un po' Lazarus Led, è un po', capito? Quando arriva la tua parte, dici, ma era un po' fuori dagli schemi, era un po', usciva fuori dagli altri disegni. Ma lì è perché era pure particolare, cioè lì era, volevo dare... Questo i contrasti, volevo lavorare molto sui contrasti, perché esattamente. E ci sono, ecco, io vedo nei volti ci sono i chiaroscuro, sono bellissimi. Ci sono. Sì, sì, sì. Era un peccato, perché mi era piaciuto molto questo, una decina di pagine, pure di meno, non lo so. Mi era piaciuto. E questo io non smetterò mai di ripeterlo. Ho scoperto la storia di Trigger poco tempo fa, che Adi Capone ha fatto. So che c'erano state delle storie tra Capone, no. Adi Capone. Sì, lui è andato via. Lui andò via, sì. Ok. Ma c'era una serie da 6. Tu Star Comics ne stampi 4. Il 5 e 6 già erano pronti. Ormai già erano pronti, sì, erano finiti.
Ormai ne mancano due, ma stampali, no? Ne mancavano solo due. Cioè, questa, non, è, una cosa, questa è una follia. Cioè, dice, sai, esatto, non si può. No, ormai, una cosa del... ormai è inutile, però è un peccato mortale perché mancavano solo due numeri. No? Dice, sai, una serie, sì, da 20, sì. Una serie, ma da 20. Anche per rispetto per chi li ha comprati gli altri quattro, insomma, ce l'hai, stampali. Insomma. Esattamente. Se ma proprio ti fanno schifo i soldi, regalano. Esattamente, ma ripeto, è una serie da 30 numeri, ne sono stati stampati 4. La serie viene interrotta, cioè, beh, oh, non è che li posso stampare tutti, ma ne mancavano due, sì, ne mancavano due. Mancano due, sì. Bisognerebbe chiedere ai diretti interessati, che sì. Non me lo spiego. No, non lo sa nessuno, infatti, è stato un mistero. No, ma, no. Giorno, ma anche su Facebook c'era gente che si interrogava perché ha recuperato la serie e diceva, è follia, due numeri poi già pronti, non è che li dovevi commissionare, che io dicevo, vabbè, ormai li devo commissionare, devo cercare i disegnatori. No, è tutto pronto, li devi solo mandare in stampa. Vabbè. Sì. Magari si ravvede prima o poi la Star Comics, magari ce l'ha ancora, si ravvede, fa un volume unico dove stampa tutti e sei. Magari sì, almeno uno. Ma se non altro per sapere come va a finire la storia. Si vede il finale. Sì. Esattamente. Sono brutte le cose che troncate lì. Esattamente. E poi magari ti hanno appassionato e invece poi ti trovi questo gruppone. Eh sì, io intanto i quattro l'ho recuperati, vedremo che cosa succederà, insomma. Io ti ringrazio enormemente. Grazie, grazie davvero. Grazie. È stato un piacere enorme, ti rinnovo i complimenti e in bocca al lupo per Nick, che non vedo l'ora di vedere, perché io, cioè, Nick Rider, ero appassionato. Manca poco, mi sa, quest'anno. Sì, sì, dovrebbe essere dopo l'estate, credo. Non c'è una data. Mi sa che a Lucca lo presenteranno. Sì. Sì. Esattamente. Ti ringrazio ancora, buon lavoro. Io grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao.